che abbiamo parlato alle feste della Lega, che abbiamo parlato dai palchi di Pontida, parlare all'Assemblea federale dei giovani, dove per chi ha memoria abbiamo dedicato la vita, ha una certa emozione. Oggi mi sono anche scritto, cosa che non faccio mai, due cose da dire, perché in questi anni, io sono entrato in Lega nel 91, avevo 16 anni, di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. Oggi faccio parte, diciamo, degli anziani giovani o dei giovani anziani, vedete voi, però è stata un'avventura fantastica. E la prima cosa che voglio sottolineare è darvi un elemento su quello che abbiamo vissuto negli anni in cui abbiamo fondato il movimento giovanile. Penso che raccontare che cos'è l'MGP e che cosa ha rappresentato attraverso un intervento è sostanzialmente impossibile. Sarebbe come chiedere a una scultura di Michelangelo di parlare. È possibile però immaginarne l'avventura, per certi versi l'epopea, e come è nato. È nato con quattro ragazzini in uno dei tanti bar o scantinati della nostra Padania, un ideale che li unisce, un sogno di libertà che ne alimenta la fantasia, l'esempio di Umberto Bossi che ogni santa sera è in un angolo diverso e al contempo sperduto della nostra terra, e l'entusiasmo, tanto entusiasmo, ma anche, e non è da poco, un po' di quella sana follia che non guasta, follia di chi sa che per volare bisogna andare contro vento. E infine un'idea geniale: costruire il movimento giovanile dei popoli della Padania, fondarlo, coordinarlo e portarlo in battaglia. Un'idea semplice ma al contempo geniale, quello che non aveva la Lega. Copiare il modus operandi, i risultati, i numeri che al tempo, circa 15 anni fa, e quasi per caso, appartenevano a una sola provincia della Padania, lo dico orgogliosamente, la provincia di Monza e Brianza. Ripetere l'esperienza che al tempo esisteva solo in provincia di Monza e Brianza, moltiplicato per 70, cioè in tutte le province della Padania, in ogni angolo del nord. Il nostro motivo di vanto, per pensarci oggi mi viene da sorridere, ma il nostro motivo di vanto per il quale siamo partiti è che come MGP Brianza eravamo coloro che avevano portato le nostre bandiere, il sole delle Alpi, attraverso la premiazione del Gran Premio di Formula 1 per la prima volta nella storia in diretta televisiva mondiale. Da quella sera, da quello scantinato, siamo partiti. Ogni santo giorno un incontro, un appuntamento, un nuovo giovane da arruolare. I chilometri, il tempo, mai contati, la determinazione di contribuire alla causa di libertà del proprio popolo, le parole di William Wallace in Braveheart come motto e l'incrollabile volontà. A ripensarci è stata assolutamente follia. Però, ricordo per esempio nel luglio del 99, c'avevo la mia agendina tattica con tutte le cose da fare. All'inizio dell'avventura fuori dai confini della Brianza, nel luglio 99, su 31 serate, ben 29 del cosiddetto arruolamento. Non c'era una sola sera che non beccavamo 3, 4, 5, a volte 2 giovani nuovi, che però sono diventati quelli che hanno costruito la struttura dei giovani negli anni, perché stavamo costruendo l'MGT. E guidare verso casa alle 4 o 5 del mattino, magari di ritorno da Cuneo, Udine o Ferrara, sperando venga presto il giorno per poter ricominciare a coordinare le iniziative dell'MGP sul territorio e non solo, e fissare nuovi incontri, nuovi arruolamenti, è assolutamente qualcosa di indescrivibile. Quegli eroi che si lanciarono in questa avventura meravigliosa erano in realtà pochi, pochissimi ragazzini. Forse in realtà
poco più di 3 o 4. Ma si sa che la storia la scrivono veramente in pochi. Voglio però ringraziarne uno per tutti, colui il quale convinse anche me a dedicare insieme a lui le nostre vite, la mia e la sua, in questa impresa fantastica. Si chiama Igor De Biasio ed è l'ex coordinatore dei giovani della Lombardia. Poco più che ragazzini, decidemmo di scrivere la storia. Creata la struttura sul territorio, l'abbiamo riempita di strumenti, di mezzi, di contenuti, di programmi, di idee. Attraverso il materiale che ideavamo guidando la notte di ritorno, pensavamo a che cosa, quali volantini, quali manifesti, quali gadget fare, e con le strutture parallele che stavamo costruendo, il Movimento Universitario Padano, il Movimento Studentesco Padano, i Giovani Amministratori Padani, il Coordinatore Internet, i rapporti con l'estero, siamo andati con Gegio Edimburgo, visto che in Scozia faranno presto il loro referendum. Gettavamo le basi di tutto quello che siamo oggi. Così abbiamo iniziato a far crescere, anche qualitativamente, l'MGP. Basti pensare che il primo programma della Lega in ambito universitario sul valore legale del titolo di studio e i fondi per il diritto allo studio lo abbiamo scritto noi e lo abbiamo dato noi alla Lega, perché non avevamo un programma sull'università come Lega. Abbiamo conquistato le scuole e gli atenei, siamo riusciti a vedere il simbolo di Alberto da Giussano in contemporanea in tutti gli atenei e distaccamenti universitari del Nord, con le elezioni del CNSU del 2003-2004. È stata veramente un'impresa, perché dovevi raccogliere le firme in 7 atenei per distaccamento, c'erano le università delle Marche dell'Umbria, siamo andati nelle Marche dell'Umbria a raccogliere le firme, ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto un'impresa che, credetemi, era alle soglie dell'impossibile al tempo. Abbiamo permesso che il simbolo della Lega si presentasse in decine di piccoli o medi comuni, ove altrimenti, per mancanza di una locale sezione della Lega, non vi sarebbe stata una nostra lista, ed eleggendo giovanissimi consiglieri comunali che hanno potuto così fare le prime esperienze. Oggi tra questi giovanissimi consiglieri comunali c'è il sindaco di Bondeno, in provincia di Ferrara, Alan Fabbri, che fece una lista a Finale Emilia, perché a Finale Emilia non esisteva la Lega, e grazie ai giovani è diventato consigliere comunale e ha potuto così iniziare questa esperienza e imparare ad amministrare per l'interesse della propria comunità. Da questa palestra vengono gli esempi dei Capitani, dei Cecchetti, dei Colla, dei Romeo, delle Bordonali, dei Fontana e Finco in Veneto, di Cavallotto e Molinari in Piemonte, di Rixi in Liguria o di Pozzi in Emilia. Ruoli e ambiti oggi profondamente diversi, ma stessa visione, stessa provenienza, il movimento giovanile, stesso cuore e stessa testa. E veniamo all'oggi e alle sfide che ci attendono. Ne vedo sostanzialmente 2, cercando di non calarci nella contestualità politica della settimana, quella la lasciamo ad altri. La prima, come MGP in senso ampio del termine, penso che è stato il nostro grande orgoglio, la nostra irriducibile volontà di continuare a lottare e il nostro profondo amore per il movimento, a spronare la Lega tutta, base e colonnelli, ad una rivoluzione e ad un rinnovamento totale dopo i fatti poco piacevoli dell'anno scorso. Sottolineo con orgoglio di colui che è stato un po' il precursore dell'MGP, che sono stati i giovani a tutti i livelli, da coloro che erano segretari di sezione o in modo particolare coloro di noi che erano segretari provinciali, fino a quelli che avevano ruoli istituzionali, passando dall'MGP vero e proprio, a chiedere un rinnovamento e a organizzare eventi come la Notte delle Scope,
perché pronti a tutto per salvare la nostra Lega e non rinunciare al nostro sogno di libertà. Questo è avvenuto anche, o io credo molto più probabilmente è avvenuto soprattutto, perché dall'NGP negli anni è venuta fuori la classe dirigente della Lega, perché l'NGP è diventata la Lega. Infatti vengono dal movimento giovanile Matteo Salvini, Stefano Borghesi, che ha fatto il segretario provinciale a Brescia, Cristian Invernizzi, che ha gestito benissimo la segreteria provinciale di Bergamo, Igor Nietzsche a Milano, Simone Bossi a Cremona, Marco Bonetti, Fabio Rolfi, persone che hanno preso gli incarichi all'interno del movimento e hanno dato lustro a chi proveniva dall'MGP. Se Umberto Bossi, ed è così, ha fondato la Lega, e a lui eterno rispetto e gratitudine, eterno rispetto e gratitudine, Maroni ha salvato la Lega, l'ha salvata supportato da tutti questi ragazzi che appartenevano all'MGP o ne erano usciti per gestire la Lega stessa. Siamo diventati la Lega, ma con un elemento in più, perché io quando vedo Pradella, che non è sicuramente più un giovane, o parlo con Salvini, o parlo con Filippo Pozzi, c'è un elemento in più rispetto a quando parlo con un segretario della Lega. Una differenza sostanziale, un elemento specifico che ci ha motivato e ci ha unito, ci ha convinto di poter ben lavorare e servire il movimento di cui ci onoravamo di far parte, riassumibile con una nostra da sempre parola d'ordine, cioè siamo sintesi di cuore e testa, perché sono i giovani che hanno cuore, ma siamo anche quelli chiamati a dover usare la testa se vogliamo essere classe dirigente della Lega e della Padania soprattutto. E chi tocca un giovane padano tocca tutti i giovani padani. Oggi che siamo diventati la Lega non facciamo l'errore di dimenticarlo, non dobbiamo dimenticare da dove veniamo, lo dico come riflessione, sottolineando quello che ha detto Salvini nel suo intervento, stiamo fuori dalle beghe, non immischiamoci nelle beghe, facciamo i giovani e teniamo alta la nostra bandiera, sempre e comunque. Evitiamo di smettere di usare cuore e testa, perché solo uno dei due elementi da solo non funziona per quello che siamo e per quello che ha contraddistinto la nostra vita e la nostra militanza politica. Oggi siamo diventati la Lega e non stiamo più giocando a fare i ragazzini. Questo vuol dire un carico di responsabilità maggiore, un senso di responsabilità di cui dobbiamo essere consapevoli. Per quanto mi riguarda, vale ciò che è scritto nella Carta dei Valori dei Giovani Padani. E c'è un passaggio che dice: il giovane padano ha già scritto una parte di storia. Il giovane padano è per sempre, non lo diventa, né smette di esserlo. E io di questo resto orgoglioso. La seconda sfida è politica ed è identitaria. Vedete, la questione settentrionale resta irrisolta. La Padania continua ad essere depredata per 70-80 miliardi di euro l'anno, rapinato il nostro lavoro, colonizzati ad ogni livello, sfruttati e al contempo persino scherniti. Schernita la nostra cultura, schernita la nostra storia, schernite le nostre parlate, schernite le lingue dei nostri padri che ci pigliano per il culo perché ogni tanto parliamo in dialetto, che non è il dialetto ma è la nostra lingua di cui dobbiamo essere orgogliosi, e questo Stato centrale ci schernisce anche la cultura, la storia e la lingua, e noi dobbiamo pagarlo e mantenerlo.
nelle nostre scuole continuano a far studiare a memoria i sette re di Roma, ma non solo uno dei 120 dogi di Venezia, la cui serenissima Repubblica è durata 200 anni più dell'impero romano. Si abbraccia la favoletta di un risorgimento vigliaccamente riscritto ad arte per raccontarci che saremmo tutti italiani. Io non mi sento della stessa cittadinanza di un napoletano, di un siciliano. Viva anche la loro identità, ma io mi sento diverso. Io mi sento terzolo, lombardo, padano ed europeo. Loro sono un'altra cosa. E vedete, tanti di noi, io compreso, anni fa hanno avuto procedimenti giudiziari, hanno ricevuto avvisi di garanzia. Sapete, lo dico a quelli più giovani che non lo sanno, sapete qual è l'immane reato che ho commesso? Non ho stuprato, rubato, scippato, spacciato droga. Ho attaccato un manifesto. Era abusivo, va bene. Mi hanno fermato i carabinieri. Se uno parcheggia in divieto di sosta, sanzione amministrativa. Se uno attacca il manifesto fuori da uno spazio regolare, sanzione amministrativa. Purtroppo era un manifesto della Lega che chiedeva l'indipendenza della Padania. Mi hanno mandato l'avviso di garanzia perché era un pericolosissimo terrorista e criminale in giro per le strade. Questa è la giustizia dello Stato italiano. E poi ci raccontano che non c'è un uso politico della giustizia in questo paese. Era un manifesto sull'autodeterminazione dei popoli della Padania e io di quell'avviso di garanzia oggi come ieri me ne vanto, perché il segretario federale mi disse è una medaglia al valore per la libertà della nostra terra e io continuo a pensarla così. E qualcun altro, come il mio amico Giulio Centemero, ha avuto un processo che è durato 3 anni e anche lui non era in giro a rubare, stuprare, uccidere. Ha semplicemente manifestato, gli hanno fatto un processo di 3 anni. E voi lo sapete, le nostre manifestazioni non siamo come i centri sociali che arriviamo con le spranghe, le bombe carta, le molotov. Avevamo le nostre bandiere, nulla di più. Gli hanno fatto un processo di 3 anni. A questi giovani hanno fatto i processi. Oggi a Roma stanno facendo il provvedimento sullo svuota carceri. Vuol dire che se sei un criminale, qualunque reato tu abbia commesso, fino a 6 anni di carcere, vai a casa, non c'è problema. Questo è lo Stato italiano. A maggior ragione dobbiamo essere pronti anche a tornare ad avere procedimenti giudiziari, perché dobbiamo essere determinati contro uno Stato che usa tutti i mezzi, leciti e non leciti, contro la libertà di parola, la libertà di opinione e contro la libertà di chiedere l'indipendenza della Padania. La Lega negli anni ha percorso strade diverse, ma sempre con il medesimo fine. Ha perorato la causa del federalismo istituzionale, poi della devolution, poi il federalismo fiscale, oggi la macro regione. Noi come giovani non dobbiamo però confondere la tattica con la strategia. Oggi il movimento giovanile deve tornare ad avere un'identità forte e radicata, che prescinda dalla necessità o dalla contingenza politica del momento. Chi arriva in Parlamento con 100 parlamentari sull'onda del moralismo ma senza progetto politico è destinato a naufragare
alle prime difficoltà. Alla Lega le hanno fatte di tutti i colori, ma siamo ancora qua. Perché? Perché noi abbiamo un progetto politico, si chiama libertà. I facili, moralismi dell'antipolitica lasciano il tempo che trovano. Quando c'è un messaggio dirompente e rivoluzionario, scompaiono i luoghi comuni del momento e si torna a sognare e pensare a grandi progetti. Il nostro è assolutamente imbattibile, si chiama libertà ed indipendenza della Padania e dei nostri popoli. I giovani da sempre rappresentano gli zero compromessi, gli zero pazienza, e dunque torniamo a dirlo, vogliamo la libertà, siamo pronti a conquistarla, torniamo a dirlo con orgoglio e gagliardia, torniamo a dire fino all'indipendenza, questo è quello che siamo, è la nostra identità, e questa non potranno mai togliercela, nonostante se ne pentino di tutti i colori contro di noi. Vedete, chiudo ringraziando tutti coloro che nei 12 anni in cui ho fatto il coordinatore federale dei giovani diventa un po' di commozione, ce l'ho anche io. Ringrazio tutti i ragazzi che mi hanno aiutato e hanno creduto in questa avventura fantastica che mi ha cambiato profondamente la vita. Io vi ringrazio, vi dico con il cuore che vi voglio bene, però, cari amici, per chi mi conosce caratterialmente sa benissimo che sta a me ricordarvi che l'avventura fantastica non è ancora finita. C'è ancora un lungo percorso che ci deve portare alla libertà, perché ho fratelli su libero suolo o compagni in lembo di morte. Questo è quello che dobbiamo sempre avere presente, perché la libertà non è una cosa che si possa regalare, la libertà uno se la conquista, e ciascuno di noi è libero quanto sogna di esserlo. Continuiamo a sognare in grande e riprendiamoci la nostra libertà. Grazie. Viva i giovani padani. Viva la Lega Nord. Viva Umberto Bossi. Viva Roberto Maroni. E per sempre fino all'indipendenza. Padania libera.